Eccoci qui con la terza parte di Deathloop, ragazzi. Allora, nello scorso episodio abbiamo scoperto che eravamo un pezzo grosso di Blackreef. Addirittura eravamo il capitano della sicurezza, amici miei. Adesso, ovviamente, il capitano, a quanto pare, eri un pezzo grosso di Blackreef. Peccato che questo ti renda una preda più allettante. Ok, allora. Adesso abbiamo scoperto una nuova conoscenza. Apri la cassaforte nel mio appartamento di Abdam, che era la zona del primo episodio. Forse è lì che si trova il PCL, la combinazione 0013. Abbiamo sbloccato nello scorso episodio un po' di piastrine. E siamo alla sera. Allora. Abdam, sera, cala la notte, la capitale festante di Blackreef si trasforma, urlando alla luna. Attenzione, anche le strade hanno le zanne. Prima di andare avanti, amici miei, io vi invito a spollicciare a più non posso per l'episodio ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, vediamo che cosa abbiamo sbloccato nelle piastrine. Pugnalatore infliggi danni maggiori aumentati quando attacchi alle spalle. Ma sì, ma. Ah, ok, va bene, ho capito. Cura rapida, rigeneri salute rapidamente e puoi tornare subito nella mischia. Ritorno potente, rigenera salute totale con moderazione. Vuol dire? Vabbè. Ok, allora penso che terrò ancora per stavolta il ritorno potente, anche perché lo scattista si è rivelato abbastanza buona come cosa, anche perché sì, fuggi velocemente. Faccio come nello scorso episodio che mi lancio da da dove capita. Speriamo bene che vada bene. Allora, esploriamo Updam di notte, vediamo com'è. Giuliana. Giuliana, ci sei? Giuliana. Mi sono ricordato il tuo nome. Va bene. Allora. Adesso devo ricordarmi come arrivare all'appartamento, va bene? L'appartamento si trova a 144 metri. Vie che in precedenza erano sicure potrebbero essere inaccessibili, grazie, stavo leggendo, ma va bene. No problem, no problem. Ah, beh, qualche problem c'è, dai. Pensate di spostarvi da qua? Oh. Lo pare no. Che altro mi vede? Ma porca paletta! Ok. Smicia,
spacca le loro macchine. Posso? Frank spara i fuochi d'artificio ogni sera. Oh porca. Uno si è dato da fare. E arrivo anche da te, caro. Dove sei? Porca! Via! Haha! Oh, finalmente sei andato. Torniamo lassù. No, a posto. Ok. Non a posto con la cura, però. Wow, 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 sono vicini. Sono tanto vicini. E sono anche tanti. Qua non c'è nessuno. Ah, c'è ancora uno di quelli per curarsi, quindi... Va bene, ho mancato il bersaglio, ma a parte questo... Di qua dove si va? Da nessuna parte! Non me l'ho accorto l'altra volta. Guardalo, guardalo, guardalo. E lui Frank. Porca miseria. Posti? Bravissimo. Dove va? Cazzo. È morto? Cosa? Sì. Qualcuno si è dato. Tirà ancora! C'è qualcuno! Wow! Porca miseria! Ehi? Cosa abbiamo qui? Guardate! Vedo il traditore! Non è andato. Yeah. Qualcuno mi copre. Loro non hanno sentito niente, per fortuna. Quello era l'ultimo, mi sa. Hmm.
Allora, qua abbiamo... Non mi interessa. Se n'è di strada ancora fino a là. Qua posso entrare? Ah, ok, qua era dove ero prima, va bene, cos'è? Falli soffrire. Porca miseria, uno è là sopra. Ok. Pare che non ci sia. Capuzzola. Ah, cavolo, quasi finito i colpi. Vabbè. Ok. Ottimo, fatta. Se ci fosse qualche possibilità di curarsi, ne sarei felice, ragazzi. Allora, Dorsey Square. Allora, due, tre. Devo andare esattamente là, ma porca paletta. E c'è anche una roba per curarsi. Allora. Wow. Allora non me lo segni. No. Oh, porca! Vediamo se c'entra qualcuno. Non posso prenderlo alle spalle perché... Ah, ora sì. Va bene. Via. Fuori. Ottimo. Una festa si rovina in più modi. Ok.
Cavolo! Dai, 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 resta ancora girato. Bravissimo. Ah, sì, devo andare là sopra, è vero. Allora, siamo tornati a casa. Qua è successo di tutto, mi sa. Mi hanno proprio sfrattato. Ah, boh. Ehi, ehi, ho preso il tuo prezioso PCL. Sono troppo intelligente, veloce e potente. E tu sei lento e noioso come sempre. Pace, è solo che sono un po' delusa. So che puoi fare di meglio. In alternativa puoi andare a farti fottere. Decidi tu, con affetto, Giuliana. Ah, Giuliana! Dov'è il mio PCL? Non ho finito, è il mio show, non il tuo. Tiro io la baracca, vuoi chiudere? Passa prima da me. Cos'è questo? Avvicendamento professionale? La sicurezza protegge il loop. Il contrario di quello che stai facendo tu. Fico! Allora faccio quello che facevi tu! Che cos'era? Scrivere cazzate per un branco di decerebrati! E io non... Qualcuno è passato a salutare! Non ho ancora finito! Ho chiuso le porte così potete conoscervi. Quali... porte! Nelle gallerie. Progettazione impeccabile. Tutto grazie al gran capitano. Merda. Che cazzo? Chiudere le gallerie. E allora io le apro. Invasione di Giuliana. Giuliana potrebbe entrare in un distretto per darti la caccia. Quando Giuliana invade il tuo mondo, le uscite della galleria sono bloccate. Sbloccale violando l'antenna. Ok, radio locale. Puoi inoltre affrontare Giuliana e ripristinare le tue riprese sconfiggendola. Riprese? Giuliana invade solo i distretti in cui è presente un visionario e puoi essere invaso solo un numero limitato di volte per loop. Non è che mi piaccia molto sta cosa, ma va bene. Più che altro non ci sono cure. Il bagno. Nada. Piatto. Oh, una cura. Stavo a guardare per terra, Dani. Ok. Va bene, dai. Posso ritenermi soddisfatto, ragazzi. Tavolette. Allora, Giuliana e molti divisionari hanno con sé tavolette che forniscono abilità soprannaturali. Puoi usare le loro tavolette, ma prima dovrai recuperarle dai loro cadaveri. Le tavolette si equipaggiano nella mano secondaria. Ok. Va bene. Praticamente ogni tavoletta è un potere. Ok. Dov'è? Procedo! Cacchio! Dov'è? Ah, ma che cacchio!
Mamma mia. Vediamo di fuggire, ragazzi. Allora, prende in quella manica Giuliana parecchi assi, e che assi? Un loop che finisce, un dopo sborne a balneare che comincia. Allora, sono sopravvissuto, Giuliana è sopravvissuta, Giuliana non ha avuto la meglio su di te, ok. Ok, hai superato la giornata, ragazzi. Allora, inizia un nuovo giorno. Bene, cassaforte, PCL, arrivare alla cassaforte prima di lei, e poi il PCL. Un'arma, magari? Ma che cazzo? Non ho più armi. Già. Vabbè. Allora. Ti arrampichi. Ce la puoi fare, va bene. Stesso giorno. Quindi significa che so già che succederà, evviva! E mi sono rotto di svegliarmi su questa spiaggia! Cosa? Dovrei farlo tutti i giorni per il resto della mia vita? Fanculo! Spezzerò questo loop. Colt. Sì, cosa? Guarda che è normale. La morte è una comune esperienza. Ma è interessante. Niente di cui vergognarsi. Non per contraddirti, ma non c'è proprio niente di normale su questa cazzo di isola. Vedi? Non la distruggerai. Speciale. Mi hai fregato la prima volta. La seconda. Sai cosa dicono della terza? Bimbo ribelle con problemi, ama mettere i genitori contro. Non ci sono bambini assassini qui, vero? Soltanto tu. E Alexis? E via. Mucciosi assassini lo siamo un po' tutti. È simpatica. Allora. Ok, l'appartamento, la cassaforte, PCL, spezza il loop. Andiamo. Non mi abituerò mai. Una quasi nuova alba. Giuliana ha rubato il tuo PCL, ma puoi ancora riprenderlo. Sì, questa storia è da pazzi. Ma no, non dirmelo. Allora, eccoci qua ad Abdam. Devo raggiungere il mio appartamento adesso, in una maniera o nell'altra.
Morte, morto, qui. Allora. Sono già al massimo. Deve esserci un altro modo, sì, lo so. Certo, la sparachiodi mi faceva comodo, ma a parte questo... Non sono qui per fare amicizia, ma per imparare. E impara. Dov'è? È sparita? Speriamo non sia colta. Miseria. Qui ragazzi c'è un piccolo problema. Oh. Ok. Allora, petardi potrebbero essere buoni, ma al momento io sto cercando della salute, che qua però ovviamente non c'è. Giustamente non ho il codice. Qua sì però. Ci doveva essere il tipo in mutande. È cambiato. È esploso. Ok. È esploso quello che portava la corrente elettrica. Lì ce n'è uno, là ce n'è un altro. Ok. Di nuovo. Oppa là là.
Ok. Qua non c'è altro. A parte la bottiglia. Ma sono in tanti, no? Questa si fuma la sigaretta. È ancora viva. Come vedi? Il traditore. Voglio divertirmi anch'io. Via Colt, via. Allora Colt. Mamma mia, mi hanno quasi ucciso, porca miseria. Colpo, un morto. La domanda è dov'è quell'altro? Ok. Mi occorre della salute. Attento con il salto. Che? Okay. Porca paletta. Mi tocca andare alla biblioteca. Allora, ho trovato della salute. Oh.
Perfetto. Porta bloccata. No, a posto. Ah, quelle sì. Basta. Già troppo. Allora, non posso entrare di là. Cacchio! Serve. Allora, se faccio casino lì, mi arriva l'armata della salvezza. Ok. Va bene, signora, lei tranquilla, continua a fare il suo, eh. Non c'è problema. A noi va bene tutto. Di lusso. Oh, benissimo, PCL, fammi godere. Questo no. Allora, protocollo di conservazione del loop. AP PCL 3306, priorità critica. I visionari sono il loop. Esso persiste solo se sopravvivono. Eventuali minacce per i visionari lo sono per il loop. Se tutti i visionari muoiono in un singolo loop, il loop collassa. Niente più feste, esperimenti e vita eterna. Protocollo. Analizzando i vostri interessi, i vostri uffici e le vostre abitazioni, ho identificato importanti punti deboli di ogni visionario. Alexis, assembramenti a Villa Dorsey, Abdam. Charlie, gestione del suo gioco, live action, Abdam. Egor, sere solitarie presso i laboratori di Serling, il complesso. Pia, mostre presso Fractured Time Age, Freestad Rock, com'è? Frank, programma radio matutino, Ciancia Rock Club, Freestad Rock. Harrist, seminari sul benessere, Hangar 2, Baia di Carl, Giuliana, documentazione, ufficio degli archivi, Ion, Abdam, Benji, si legge così, Tez sulle breccia, laboratorio di ricerca, il complesso. Quindi sono due al complesso, due ad Abdam. 2 a Freestad Rock, 1 alla Baia di Carl e 1 che è Giuliana ad Ion e ad Abdam. Ah, nell'eventualità di un evento che possa mettere a repentaglio la sicurezza, gli eternalisti a Ion saranno assegnati a tali vulnerabilità. I visionari dovrebbero
evitare i contatti reciproci fino al risolvimento della crisi. Ovviamente la responsabilità di individuare e di eliminare una minaccia ricade sul capo della sicurezza, ossia me. In caso contrario, statemi bene e godete. Holt Vaughn, capo della sicurezza programma Aeon. Ecco come potrò spezzare il loop. Ok, 8 persone, un giorno, cioè... Tu! Io? D'accordo, e qual è il piano? 8 bersagli un solo giorno, ci serviranno altri Colt qui, se vogliamo il caos su quest'isola. Cosa? No! Ascolta, non posso restare. Come sei arrivato qui? Non ti hanno sparato 2 loop fa, o erano 3? Fammi un po' altro capire. Colt, senti... Oh? È che di noi ce ne sono a migliaia o di più, non lo so, ma nessuno di noi ce l'ha ancora fatta. Ok. Tu devi fare meglio di tutti noi, quindi cerca di non sparare a tutto quello che vedi. Ma a me piace sparare. Usa la testa, è l'unico modo per sistemare questo. Questa e questo. Preferisco il mio piano caotico. Laboratorio di Wenji, capire il residuo e sarà tutto più facile. O usare le cattive, visto che tenersi la mano non basta. Che cosa hai da guardare? Perché stai... Figlio di puttana! Ok, cominciamo. Laboratorio di Wenji. Il PCL parlava del complesso, no? Tanto vale partire da lì. Sto proprio da Dio. Allora, ragazzi, abbiamo scoperto come spezzare il loop. Però abbiamo scoperto anche che 2 dei visionari, anzi 3 a dire il vero se contiamo anche Giuliana, si trovano qui a Updam. Quindi magari nel prossimo episodio vedremo come comportarci con la nostra carissima Giuliana. Allora, prima di lasciarvi però, io vi invito a spolliciare a più non posso, quindi andremo avanti magari nel prossimo episodio. Prima di lasciarvi vi invito a spolliciare a più non posso per l'episodio ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, noi ci risentiamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!